Benvenuti a Road to Civil Week, la serie di appuntamenti che il Centro Servizi per il Volontariato di Milano, in collaborazione con Milano All News, condivide con la cittadinanza di Milano e di Città Metropolitana, aspettando la prossima edizione di Civil Week che si terrà dal 9 al 12 maggio e che quest'anno ha un titolo davvero molto bello e ricco di significati. La Costituzione siamo noi. Bene, questi significati li andremo a scoprire con gli ospiti di questa puntata e del le prossime puntate, partendo proprio da quello che ci dice il titolo, ossia la Costituzione. L'articolo 118, infatti, della nostra Costituzione recita così: Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Questi cittadini, singoli o associati, fanno parte della cittadinanza attiva, che è proprio il tema che affronteremo in questa puntata. Cosa significa tutto questo? Lo scopriamo insieme a Salvatore Forte, presidente di Fondazione Comunitaria Ticino Olona. Benvenuto e grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per avermi invitato. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei e le chiedo subito, insomma, abbiamo visto come i valori della Costituzione, di quello che potremmo definire agire costituzionale, si possono tradurre in pratiche proprio grazie all'azione del terzo settore della cittadinanza attiva. Quindi le chiedo quali sono, secondo lei, questi valori e queste pratiche che definiscono l'agire costituzionale? Gran bella domanda, insomma. Io partirei pensando non solo al terzo settore, ma pensando a tutti i cittadini. C'è l'articolo 4 della Costituzione che nel suo secondo comma dice: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Credo che sia un comma di un articolo importantissimo, perché ci dà il là di quello che ognuno di noi dovrebbe essere, al di là del fatto che sia un non profit o sia un profit. Cosa c'è dietro questa idea? Beh, il primo valore è sicuramente il valore della solidarietà. Solidarietà verso gli altri, disponibilità. Direi l'amore verso gli altri. L'amore verso gli altri, in qualche modo, è il valore originario della parola filantropia, che poi si è un po' modificata nel tempo. Noi, le fondazioni comunitarie, sono enti filantropici, quindi l'amore verso gli altri, l'attenzione, l'idea che possiamo essere felici se sono felici anche quelli che ci circondano. E poi l'altro valore forte che c'è è il valore della sussidiarietà. Cioè, quello di in realtà che il comune deve fare le cose che il cittadino da solo non riesce a fare, la provincia quello che il comune non riesce a fare, e così via. Quindi i valori: solidarietà, amore verso gli altri, sussidiarietà. Ecco, questi mi sembrano i tre valori su cui le fondazioni di comunità si muovono. Ora, l'occasione della Civil Week è sicuramente un'occasione di una grandissima festa, di un momento commemorativo, no? Un modo per ringraziare tutti i volontari che si dedicano agli altri. E adesso, guardi, non è una cosa di poco conto. In Italia ci sono oltre 6 milioni di volontari. E io partirei dicendo che l'Italia sarebbe più povera se non ci fossero oltre 6 milioni di volontari. Peraltro, per dire cosa noi vogliamo ricordare, quello che conta di più, riferisco un attimo velocemente il report dell'Istat di ieri. La povertà assoluta in Italia è aumentata nel 2023 a cifre record. Per la prima volta siamo vicinissimi ai 6 milioni di poveri in assoluto. L'altro aspetto è che sono aumentati i cosiddetti nuovi poveri, cioè è aumentata la povertà di chi comunque ha un lavoro, magari un lavoro precario, un lavoro part-time, quindi persone che
qualche anno fa riuscivano ad arrivare alla fine del mese e adesso non ci arrivano più. Del resto il quadro che abbiamo non solo da un punto di vista economico, pensiamo per esempio alla salute, alla difficoltà che la sanità nazionale sta avendo in questo periodo. Pensiamo alle mille associazioni che aiutano gli ammalati di Parkinson, che aiutano gli ammalati di Alzheimer, i disabili, gli anziani. Cioè, voglio dire, c'è davvero un mondo a cui noi dobbiamo dire grazie, grazie, grazie continuamente, ogni momento. Ecco, la Civil Week è un momento in cui questo mondo esce in qualche modo dall'anonimato e si presenta all'intera comunità. E questo è anche un modo per, si spera, no? Per fare proseliti, perché un paese come il nostro, che sta invecchiando sempre più, avrà sempre più bisogno di sostegno sul piano sanitario, ma sul piano economico, sul piano civile. Quello che noi facciamo come Fondazione di Comunità non è solo di pensare alle difficoltà, alle fragilità, noi pensiamo anche al bello. Riteniamo che una persona possa essere più felice se è circondata dal bello. Allora l'attenzione al territorio, la forte attenzione alla cultura, alla musica, tutto quello che in qualche modo potremmo definire bello. Educare al bello le persone è fondamentale, li rende meno aggressivi. Non so se ho risposto completamente, ma forse ci vorrebbe tantissimo tempo, ma sicuramente i valori a cui noi ci riferiamo sono quelli che le dicevo, quella della solidarietà, dell'amore verso gli altri e della sussidiarietà. Ovviamente questi valori coniugati in tutte le loro sfaccettature. Professor Forte, lei dal suo osservatorio privilegiato vede che cosa succede nel territorio direttamente. Ci può dire o segnalare se nel tempo c'è stata un'evoluzione all'interno del terzo settore e anche della cittadinanza attiva nell'approcciarsi alla partecipazione collettiva e se sì, se ci può segnalare qualche buona pratica che lei vede attuarsi o che lei e la Fondazione avete magari anche aiutato a diventare pratica. Certo, potrei dire che c'è stato un momento in cui tutto è cambiato. Sembrerà adesso dire un po' le cose che si dicono in questi ultimi tempi, ma sicuramente il periodo della pandemia è stato un break. Dopo la pandemia nulla è più rimasto, come prima. Tutto si è profondamente trasformato. Anche noi stessi, come Fondazione di Comunità, potevamo dire che fino a prima della pandemia noi eravamo un ente di seconda fila, cosiddetto. Noi supportavamo con contributi economici gli enti del terzo settore, non profit, che si dedicano agli altri. Con la pandemia siamo cominciati a diventare enti di prima fila. Io ricordo noi stessi, ma potrei fare l'esempio di tutte le fondazioni di comunità, siamo andati in giro all'inizio a comprare mascherine, camici, occhiali, cioè tutto ciò che serviva per difenderci da questo virus. Insomma. E quindi insomma abbiamo cambiato pelle. Insomma. E così come noi ha cambiato pelle il mondo del terzo settore. E soprattutto un fenomeno estremamente importante è capitato in quel periodo, sono aumentati di molto i cittadini volontari singoli, cioè voglio dire non appartenenti ad associazioni di volontariato, cioè persone che si sono messe in gioco, cioè hanno capito che c'era bisogno di diventare, ecco, come diceva lei prima, cittadini attivi e presenti. Molte cose sono successe insomma in quel periodo e noi per esempio questo abbiamo finanziato progetti di estrema importanza per contenere un po' prima la pandemia, ma poi anche la guerra in Ucraina e adesso prima o poi sicuramente dovremo occuparci anche di quelle che saranno le tristi conseguenze della guerra in Medio Oriente. Grazie sempre a Fondazione Calipro, io voglio ricordare qui che le fondazioni di comunità sono 16 le fondazioni di comunità in Lombardia e in due province del Piemonte e sono tutte figlie di Fondazione Calipro.
Quindi con Fondazione Cariplo abbiamo iniziato un'opera estremamente importante, che è quello di cercare di aiutare le persone che si sono trovate in difficoltà dopo la pandemia, quelle che noi chiamiamo i nuovi poveri, cioè quelli che avevano perso il lavoro, quelli che avevano un lavoro part-time e che non sono più riusciti a riattivarlo, ristoranti che sono chiusi. Ditte che non potevano più esportare all'estero i loro prodotti e quindi persone che si sono trovate improvvisamente poveri. Abbiamo attivato un progetto, peraltro, al di là delle finalità, che è quello, si chiama 300 più 1, e ha come obiettivo quello di riuscire in 3 anni almeno a recuperare, a riavviare al lavoro 300 persone che in qualche modo l'hanno perso. Ma la cosa molto bella, che credo vada sottolineata, è che questo è un progetto non più fatto da privati o da singoli o dal pubblico, è un progetto coprogettato, cioè per la prima volta enti pubblici, enti del privato sociale, aziende, singoli cittadini si sono messi assieme ed hanno progettato che cosa fare su un territorio. Ecco, sul nostro territorio per la prima volta è nato questo progetto che riguarda tutto il territorio del Ticino Lona. Il nostro territorio comprende 54 comuni, 54 comuni che vanno da Parabiago fino ad Abbiate Grasso, e quindi anche un territorio, potremmo dire per certi versi, molto compatto, ma per altri versi abbastanza diverso. Il legnanese più industriale o post-industriale, l'abbiatense più agricolo, e quindi dobbiamo compensare. Però ecco, tutti gli stakeholder, chiamiamoli così, di questo territorio si sono messi assieme ed hanno dato vita a questo progetto che è in fase di attuazione da circa un anno e che comincia a vedere i primi buoni risultati. Poi, per parlare di buone pratiche, per parlare di cose che sono cambiate, certo posso ricordare per esempio quello che fa la cooperativa Lule di Abbiate Grasso, che riguarda lo sfruttamento, per esempio, delle donne, quindi l'aiuto. Le donne, come tutti sappiamo, sono estremamente vulnerabili in questo momento, eppure hanno un'importanza fondamentale. E guarda caso, ci sono pochi articoli della Costituzione che riguardano direttamente le donne, il 3, il 29, 37 e 51, però in realtà io dico che anche se non c'è un riferimento specifico, non c'è assolutamente differenza. Io sono della Prima Repubblica, posso dire, sono nato in un tempo in cui si parlava sempre al maschile, però posso assicurare che in quel maschile c'erano tutti, veramente tutti, forse di più di quello che può esserci adesso. Quindi di buone pratiche ce ne sono veramente tante, potrei andare avanti, ma poi basta dare un'occhiata al nostro sito, che è Fondazione Ticino Lona, ma a tutti i siti delle fondazioni comunitarie, dove si ha un quadro, io direi davvero meraviglioso, di tutto quello che gli enti del terzo settore fanno per aiutare, per alleviare, per rendere la vita più bella della comunità. Assolutamente sì, grazie mille a Salvatore Forte, grazie davvero di essere stato qui con noi e della sua condivisione. E quindi che dirle se non buona Civil Week. Continuiamo con il tema di questa puntata di Road to Civil Week, che è la cittadinanza attiva, con il nostro prossimo ospite, Valentina Vanasia della Casa delle Culture a Magenta. Quindi siamo in città metropolitana. Benvenuta Valentina, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per avermi invitato. Guarda, chiedo subito, insomma, come puoi declinare quello che è il tema di questa puntata, la cittadinanza attiva, nelle attività che la vostra associazione svolge quotidianamente?
Ok, allora in generale diciamo che l'obiettivo proprio per cui è nata questa associazione è quella di creare progetti artistici che hanno proprio l'obiettivo di costruire dinamiche di partecipazione e cittadinanza attiva proprio per rendere le persone, e in questo caso intendiamo proprio persone di tutte le età, consapevoli della necessità di essere protagoniste di processi magari in grado di costruire proprio una comunità unita e a misura di tutti, quindi non è essere inclusivi il più possibile. E il nostro canale in questo caso è in particolare l'arte, quindi avere i livelli artistici, temi artistici come elemento per comunicare e per anche raccontare un po' che cosa avviene in questa comunità, in questo ambiente. Che cosa quindi portate nell'edizione della prossima Civil Week dal 9 al 12 maggio e come quello che portate interessa e si interseca con il tema di questa edizione della Civil Week che si intitola La Costituzione siamo noi. Ok, allora, per quello che portiamo con piacere, tra l'altro, in questo progetto, si chiama La Creatività Crea Cura ed è un festival in cui unisce non soltanto le arti inteso come arte in sé, ma come una serie di esperti, anche per quanto riguarda workshop e incontri, possano essere strumento, quindi non fine, per creare effettivamente una cittadinanza attiva. E quindi anche collegandoci a magari articoli come l'articolo 9, l'articolo 45, ci fondiamo proprio sull'idea di una cosa che per noi è molto fondamentale, che è al cuore della nostra associazione, ma in generale di questo progetto, ovvero il rapporto individuo e collettività. Deve essere un collegamento proprio che comunica da tutte le parti e di come il benessere di una persona è anche il benessere della comunità e può essere fatto anche attraverso l'arte e i mezzi artistici. Ora, molto chiaro, in realtà ha anche anticipato la prossima domanda, a cui chiederei però di ancora un po' più approfondire, magari entrando ancora più nel concreto. Quello che voi fate, come davvero può incidere, portare un cambiamento nell'interesse generale, producendo e realizzando il bene comune, quella parte, insomma, che l'articolo 118 della Costituzione definisce sussidiarietà? Ok, allora in realtà è partito tanto da dei ragionamenti nostri in principio, proprio perché noi nel nostro percorso quotidiano creiamo corsi, workshop, eccetera, che abbia l'arte al centro. E ci siamo domandati poi a un certo punto come l'arte possa essere veramente non soltanto puro intrattenimento, cioè non è che insegniamo soltanto a usare la matita per intenderci nel mio caso specifico, ma come ci sia un metodo dietro all'insegnare l'arte, a vivere e esperire l'arte, quindi dal teatro alla fotografia, nell'elemento di qualsiasi, possa diventare uno strumento di sia apprendere qualcosa di nuovo, ma anche di consapevolezza, di cambiamento personale, di come diventa uno strumento sociale e può costruire effettivamente un tessuto diverso per un futuro diverso, dove le persone, i cittadini, sono protagonisti e non soltanto spettatori passivi di qualcosa che possono solo usufruire vedendo, ma sono protagonisti e l'arte è anche lo strumento per parlare. Quante volte vediamo come l'arte sia rappresentazione del nostro tempo e quindi mettere il cittadino a essere protagonista, di usare questo linguaggio per raccontare e interrogarsi sul presente, come agire poi in futuro. Valentina, come ultima domanda prima di salutarci, le chiedo, rispetto a tutto quello che appunto ci ha raccontato, ma rispetto anche a quello che vede accadere in generale nel terzo settore, nelle dinamiche della cittadinanza attiva, qual è secondo lei e secondo la vostra associazione il valore aggiunto che appunto il terzo settore e la cittadinanza attiva portano rispetto a realtà profit, realtà della pubblica amministrazione che si occupano degli stessi temi? Ok, direi che una cosa che per noi è fondamentale è anche il coinvolgimento dei giovani a un lavoro diretto con le istituzioni pubbliche, cioè quindi farli comunicare, far sì che ci sia un canale, e che può essere la scuola piuttosto che l'ospedale o anche altre realtà, quindi mettere veramente il cittadino in comunicazione. E appunto lo facciamo anche con l'idea che non ci deve, cioè il nostro obiettivo non è magari
un guadagno o altre cose del genere, ma più lavorare per il cittadino affinché sia veramente protagonista, affinché possa usufruire di questi servizi per creare qualcosa di più, di creare una collettività. Mi Grazie verrebbe da dire. mille, grazie Valentina, buon lavoro e soprattutto buona Civil Week. Grazie mille. E grazie a tutti voi per averci seguito fino a qui in questa Road to Civil Week, aspettando l'edizione 2024 di Civil Week Vivere dal 9 al 12 maggio, tutti insieme per vivere insieme il fatto che la Costituzione siamo noi.